Bentornato. Oggi è giovedì, 31 marzo 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Nozze alchemiche tra intuito e ragione. La Luna, regina dell'intuito, oggi sposa Giove potente signore della ricchezza e del benessere, vestito da paggetto Nettuno che li accompagna, portando gli anelli posati su una grossa conchiglia, quanto alla passatoia. Schiuma di mare. Con queste premesse iniziate questo giovedì alla grande, fiduciosi nelle vostre capacità e supportati da un ambiente piacevole e collaborativo. In primo piano viaggi, studi e contatti, dagli altri imparate molto, ma da parte vostra riuscite a trasmettere anche proposte ed esperienze valide, tutto in un clima complice e disteso, a riparo da tensioni e rivalità. Per la salute, col placet di Urano in sestile, combinate dieta e movimento, perciò al lavoro, distanza permettendo, vi recate in bici o camminando di buon passo, scegliendo i percorsi alternativi più piacevoli e meno inquinati. Il passato è tutto ciò che lo rappresenta. Nostalgia, ripensamenti, ricordi tornano a farsi vivi nella vostra vita e immaginazione. Paura di cambiamenti importanti, ripensamento su cose importanti del passato. Ciò che segue appartiene al passato. I single ripensano alle loro storie passate e vivono la tristezza per questo, in attesa di nuovi amori ripensano con nostalgia a quello che è stato della loro esperienza passata. Se vi allontanate dagli altri potreste anche restare del tutto soli, non è il modo migliore per risolvere qualche vostro problema. Oggi, approfittando di Mercurio favorevole, cercate di coltivare di più il rapporto con gli altri. Ottimo giorno per le novità e i cambiamenti. Idee valide. Originalità. Oggi fate solo le cose strettamente necessarie e urgenti, cercate di non affaticarvi troppo e non date eccessiva importanza ad alcuni contrasti che potrebbero nascere con i colleghi o con gli amici. State prendendo lucciole per lanterne. Fate attenzione e non lasciatevi incantare da chi è adulatore di mestiere. Una certa impazienza si potrebbe impossessare di voi improvvisamente, potreste avvertire attimi di ansia a causa di una situazione poco gradevole che si è venuta a creare con una persona a voi cara. Forti emozioni assicurate da Marte e Giove che insieme potrebbero farvi capire quanto importante sia ripulire al più presto il vostro cuore dalle macerie del passato. Prima lo farete meglio sarà. Dovrete fare alcuni consistenti sacrifici per risolvere un problema che vi affligge. Fate attenzione a un amico che si mostra affabile ma non è affatto sincero in questo momento. Ti sentirai al centro dell'attenzione in famiglia. Sarai socievole e affascinante. Benissimo amore e gioco. Molti sentiranno la necessità di riposarsi. Ottima la salute, fate qualche sport se vi è possibile e ne trarrete vantaggio. Divertitevi e ricordatevi di non farvi influenzare. Oggi il vostro talento potrebbe qualificarvi di fronte a coloro che ne hanno bisogno adesso, e che in futuro potrebbero tornarvi molto utili per i vostri obiettivi. Ci sono grandi notizie in arrivo oggi, ma l'unico modo in cui potrete festeggiarlo è insieme a qualcun altro che condivide con voi questo momento. Non vi preoccupate, non ci sarà gelosia nelle espressioni di gioia di coloro che vi sono intorno. La sfera amorosa riserverà ampie soddisfazioni alle nate nella seconda decade. Evviva! È una fase di vero e proprio trionfo. Siete decisamente il segno più favorito dagli dei celesti. Nel vostro segno si ritrovano eccezionalmente proprio i vostri astri governatori, la Luna che si inserisce in simbolica esaltazione con Giove e Nettuno che sono invece in domicilio, ovvero a casa propria. Potete osare e lanciarvi oggi in tante sfide e progetti ambiziosi. Il tuo sguardo arriva molto lontano, stai pensando a lungo termine, sia per quanto riguarda i tuoi progetti che l'evoluzione dei tuoi rapporti con la tua cerchia più ristretta. Non per questo devi trascurare gli impegni che richiedono la tua attenzione nell'immediato. Non dovete sottovalutare le persone che vi sono intorno e che hanno sicuramente delle questioni in sospeso con voi, oppure con se stessi. Lo capirete dai loro sguardi e dal loro modo di fare. Dovrete intervenire al più presto, prima che qualcuno si interfacci e vi porti via il ruolo che vi spetta, ovvero quello di mediatore e di risolutore.
Non lasciatevi andare alle solite paranoie sulla vostra inadeguatezza. Protagonisti con la Luna, Giove e Nettuno, assi di creatività, fantasia, intuito, tutti abbracciati nel vostro segno e per di più in ottimi rapporti sia col magnetico Plutone che con Urano originalissimo e creativo. Rapporti sereni con il partner, gli amici, i parenti, insomma siete circondati da una folla che vi vuole bene e vi apprezza per quello che siete senza chiedervi di più. Amore ed Eros. In coppia voi ci mettete la fantasia e la sensibilità, il partner la tenerezza e il senso pratico. Risultato, una coppia che funziona, formato da persone con caratteri diversi ma estremamente compatibili. Complimenti per la scelta. Intesa profonda anche tra amici, per il cuore libero qualcuno si fa avanti. Cari pesci, la luna nel segno porta con sé una giornata molto positiva in amore. Chi vive una relazione da molto tempo può pensare a fare progetti per il futuro, come il matrimonio o un figlio. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di ricostruire tutto da zero. Avviate un nuovo progetto. Quello che il lavoro non vi dà, ve lo regala la vita sentimentale, piacevolmente imprevedibile e soddisfacente. Incontri con persone speciali. Il lato romantico andrebbe coltivato con costanza. Potreste dimostrarvi un po' troppo pressanti verso la persona che vi sta adesso accanto, forse perché impegnata un po' tanto sul posto di lavoro o da incombenze familiari. Datele tempo e non le state troppo addosso, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 1 al 7 del mese di marzo. In serata ritornerà un'armonia a dir poco lirica e la voglia di stare assieme. Lavoro e denaro. Trattative facilitate dal vostro buon fiuto, covate l'affare e lo portate avanti con sicurezza e caparbietà. Nei vostri confronti gli altri manifestano accondiscendenza, siete così teneri che viene voglia di proteggervi. A scuola, a un meeting, in corso a trattative fidatevi più della pancia che della mente, la testa a volte fa cilecca, l'intuito invece capta sempre la scelta giusta e vi invita a seguirla senza porvi troppi perché. Siate determinati e decisi con un collega che sta manifestando tutta la sua slealtà. Riprendete la situazione in mano e concludete una volta per tutte le attività in sospeso. Successi per voi. Avvertite ancora un po' di fatica nell'ambiente dove si svolge la vostra attività concreta in questa giornata. Specie se festeggiate il vostro compleanno nel mese di marzo avrete distrazioni frequenti, suggestioni e desideri di sconfinare. Sappiate adattarvi e non vi rendete più irrequieti e insofferenti della norma. Il momento è comunque di vero e proprio successo. Una splendida Venere nel segno buon amico dell'Acquario vi alleggerisce, in serata, lo spirito, specie se siete nati nella terza decade. Benessere. Attenti alla ritenzione idrica, se mangiate troppo sale allo specchio vi vedete gonfi come palloncini e i soliti pantaloni faticano ad allacciarsi. Correte ai ripari bevendo tè verde non zuccherato, reni e vescica reclamano un supporto magico, provate con la giada. Anche se raramente sei malato, è meglio cedere al tuo bisogno di riposare e rilassarti prima che tu sia così esausto che un infortunio ti costringa a farlo. Vai a dormire presto e mangia pochi carboidrati. Per lei, discorrendo con una persona molto vicina vi chiarite le idee, mettendo a punto la tattica giusta per ottenere ciò che volete. Stop alle rimostranze, che allontanano senza chiarire. Per lui, in affari e nei colloqui di lavoro fidatevi innanzitutto delle vostre antenne, sensibilità e spirito di osservazione vi suggeriscono la mossa giusta. Colore delle emozioni, blu avio. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività 10. Finanze, 9. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.